Damiano dei Maneskin, bocciato a scuola? Tornerò per fare il figo. Giro per Roma con la pelliccia di leopardo. Bocciato a scuola due volte in giro per Roma con la pelliccia di leopardo, Damiano David, frontman dei Maneskin, band classificatasi al 2° posto a X Factor 11 e che ha già registrato il sold out nei concerti in programma da febbraio, continua a far parlare di sé, anche, per alcune dichiarazioni a effetto. Damiano dei Maneskin non vuole tornare a scuola dopo la doppia bocciatura. A Il Messaggero aveva detto, Linguistico Montale di Roma. Quarto anno. Anche se ho perso il conto, sono stato bocciato due volte e, visto che sto qua dentro, scatta automaticamente la terza bocciatura. Non tornerò tra i banchi. Lo dico con senso di grandissima rivincita. Per anni mi sono sentito dire non dovevo pensare alla musica, impegnarmi in qualcosa di serio ed essere responsabile. Al Corriere della Sera la lettura rincara la dose, a scuola? Io torno, ma per fare il figo. Io in teoria, ma molto in teoria, avrei dovuto finirla. Mi hanno steccato alla grande due volte, e con X Factor è arrivata la terza. Ho vissuto la scuola male. Sentirmi dire quello che dovevo fare e non poter esprimere la mia intelligenza. Se non sei scolasticamente intelligente non vuol dire che non lo sei. Avevo dei compagni con i supervoti, poi uscivano in strada e si perdevano, avevano bisogno della madre. Io ero il contrario. A un certo punto andare male a scuola era una cosa voluta, mi stava strettissimo rimanere seduto 6 ore ad ascoltare uno che raccontava cose. Io volevo saltare sul tavolo dei giudici e spaccare tutto. Damiano dei Maneskin e il look tra smalto e pelliccia di leopardo. L'attenzione al look è stata naturale? Andavamo al mercatino e dicevamo questa tutina con le paillette se è trash, ma è una figata. Me la voglio mettere. A Roma, che è una città un po' ferma, mi hanno urlato spesso delle cose. Ma chi sono per dirmi che non posso andare in giro con la pelliccia di leopardo perché non sono Mick Jagger? Io posso. E infatti Jagger è diventato Jagger perché ha detto, io posso. E lo smalto alle unghie? La cosa è partita con Victoria, la bassista, NDR, che mi dice secondo me ti starebbe bene un po' di matita dentro l'occhio. Io dico eh? Poi mi sono visto, figata totale. Da quel giorno è diventato, compriamo il cagliallo.